E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Jigrin in questo nuovissimo episodio su Life is Strange True Colors. Vi ricordo che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete vedere il prossimo episodio cerchiamo di raggiungere almeno i 40 like. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa finalmente ragazzi Alex si è aperta comunque con Gabe, con suo fratello, gli ha confessato qual è la sua capacità. Lui l'ha presa benissimo, chiaramente, ed è stato comunque un momento molto molto tenero e che ci ha fatto ulteriormente capire quanto Gabe davvero sia una persona e un fratello speciale. Per cui eravamo arrivati qui e purtroppo stiamo correndo letteralmente più o meno alla miniera abbandonata, alle miniere abbandonate, quello che è. Perché purtroppo Ethan, il figlio di Charlotte, la compagna di Gabe, a quanto pare si è avventurato proprio qui. Per quanto, se non sbaglio, forse gli fosse stata vietata questa cosa, purtroppo. Ethan? Quindi siamo venuti a cercarlo. Ethan! Come on, pick up, pick up. Alex. This way. Mi era facilissimo entrare praticamente. C'era un'apertura nel muro. Been a while since I was up here. Perché dovrei preoccuparmi? Come mai non vieni qui? Ma chi ci vuole venire qua? Cioè. You don't do your ranger stuff around here? Private land, outside of my jurisdiction. Dad brought me up here a bunch when I was little, though. I was his miner in training. That was back before mining meant blowing the tops off mountains. Any luck? In touch base with the safety team up at the site. They're gonna postpone tonight's blast until we find them. Oh. At least we're not racing the clock. Buone notizie, di regola. Hey, you good? Charlotte's gotta be losing it right now. Hey, she's Normale. tough. Always has been. Come on, let's take a look around. Quindi Gabe, ragazzi, è riuscito a contattare quelli della It's Kim. Typhon. Can you imagine the shit we would have caught from Dad if we'd done anything like this? Hey, we're gonna find him. Yeah, you're right. Hey, thanks again for your help. Could have been a lot worse if you hadn't kept me in the loop. Of course. I'm gonna go take a look around. Let me know if you spot any sign of Ethan. Sure. I can do that. How Dicevo was Ethan planning to get into the mine? che appunto Gabe, ragazzi, è riuscito a contattare quelli della Typhon per far sì che interrompessero le esplosioni che erano previste proprio per questa sera. Sei pronto per il Super no. lavoro? Assolutamente no, perché non abbiamo nulla di queste protezioni, ma ci mancherebbe pure. C'è la porta d'ingresso che è chiaramente chiusa. A murder barn. Non ci interessa di questo adesso. Una saracinesca troppo grande, insomma. E qui c'è un carcello aperto. Fermi un attimo. Guardiamoci un attimino My intorno. joyride in this will have to wait until after we found Ethan. E vediamo che altro riusciamo a scoprire. Ah, oh, l'ingresso è lì. Qui. Oh, Dio Gesù, è un manichino questo, chiaramente. Zombie. How is the rubber zombie the least creepy thing out here? Un manichino, chiaramente. Avviso dell'esplosione, They were gonna appunto. set off charges tonight. Thank God Gabe got a hold of them. Quindi questo è chiaro, ragazzi, questo concetto è chiarissimo. Gabe è riuscito a parlare con questi Hey bro, wanna get wasted at the old mine? e quindi direte voi. You don't realize until you're up close, but mining equipment is super murdery. Uno sta The real tranquillo, monster no? here is underage drinking. Sì, ma c'è. What? Vabbè, allora torniamo un attimino qui al cancello aperto. Maybe Julie McNamara doesn't need your approval. Ok.
E penso di aver analizzato tutto qua intorno, quindi andiamo un attimo da loro e vediamo se hanno scoperto qualcosa. Allora. Wow. Once Ethan's safe, I'll raise one too. È una targa, ragazzi, a Jed, il padre di Ryan, appunto, che in questo luogo il 30 dicembre 2008 ci ha tirati fuori dall'inferno. E allora, analizziamo un attimino. Alex warned me. I could have stopped this. I'm such a fucking fuck up. Gabe cares about Ethan so much. Vabbè, ovvio, c'è che ci tenga. Anche Ryan è spaventato, ovvio. Everyone is depending on you. Ryan won't let his fear get in the way. I'm glad he's here. Allora. Imagine being trapped down there. Or mi sa, actually, meglio di no, guarda, meglio di no. What happened here? Massive cave-in. Bunch of trapped miners. All nearly died. Jed led the whole team back to the surface. God. Yeah, that's the day Foreman Jed became local hero Jed. And then Typhon closed up this site, basically bought Jed the Black Lantern. E adesso bingo. Same logo. Did Ethan base his comic on this place? Alex si è fatta, insomma, venì un'illuminazione divina e si è accorta. Okay. If the wall is an illusion. Si è accorta che ci sono delle similitudini fra il fumetto e la realtà, insomma. Cioè, dice che è molto simile a questo posto. Quindi, uniforme della guardia, sembra sia morto da tempo. Sangue, parla di sangue. Quindi dallo zombie, ragazzi, quello deve essere il manichino, chiaramente. E quello dovrebbe essere probabilmente il cancello che abbiamo trovato aperto un attimo fa. Nothing obvious. Maybe we should... Notice anything? No shit. I'll be damned. The whole story is about Ethan's character breaking into a monster stronghold deep underground. Sounds like the mind of me. Does it show where he went? Not sure. The comic ends with the monster hunter climbing a watchtower, which shows him where to go. There. The silo. I bet that's the tower. That's where he went. You're a genius. Yeah. Great find, Alex. Gabe, you want to take a crack at unlocking that gate? I'm on it. We should also be able to get to it through the processing building. If we can find a way in. Let's take a look then. Che culo, ragazzi, che Ethan. Ethan based his comic on this place. Maybe I should compare his drawings with other stuff in the area. Dicevo, che culo che Ethan le ha regalato una copia del suo fumetto. Quindi, vedete ragazzi, c'è una scia di sangue dallo zombie, insomma, che porta ad un cancello. E secondo me dovrebbe essere questo qua. Vediamo. Wait, so did Ethan? Oh man. È qui. Think there's like a side door back there? I don't know. I can guess there might be. Give me a hand. Okay. Mazza. Se fanno fatica loro due ad aprirlo, ragazzi, come cazzarola ci è riuscito Ethan, a meno che non si è infilato dentro. You figured that out from a comic book. I'm gonna try to get the lights on. You try to figure out where Ethan went. Ok. Dobbiamo cercare, ragazzi, appunto, di estrapolare la strada che ha fatto Ethan qui dentro attraverso il suo fumetto, che almeno ci dà un minimo di indicazione. Allora, quindi noi siamo entrati. Corpo di un serpente delle nubi, probabilmente si è schiantato sul tetto. Magari se riesco a salire più in alto riuscirò a trovare l'entrata segreta, quindi probabilmente è andato in alto. Quindi
dobbiamo cercare di salire possibilmente, quindi mettiamo a confronto qui con le scale. Dovrebbe essere qui. Dovrebbe essere qui. Ethan must have gone upstairs. Esatto. Pretty sure Ethan climbed these stairs. Adesso ci arriviamo, non ti preoccupare che adesso ci arriviamo. Intanto andiamo di sopra, quindi seguiamo passo passo il suo cammino. E vediamo. Allora, lì parlava di scheletro, di serpente, di qualcosa. E proviamo a continuare a salire e vediamo cosa troviamo. Qua c'è una finestra, parlava di entrata segreta. Ah, il nastro trasportatore, ecco ragazzi, questo qua deve essere, diciamo così, lo scheletro del serpente, tra virgolette. Il punto è che lui ha fatto uno zompo pazzesco per arrivare fin lì, non so come ci sia riuscito, con quale abilità speciale si è saltato fin lì, ma a quanto pare l'ha fatto, incredibile ma vero. Deve essere per forza qua. Ethan made the jump from here to the conveyor belt. Uff. Think I'll find another way. O forse non ha saltato da qui. Ha preso ispirazione. Ethan climbed the conveyor belt out to the silo. Yikes. Aiuto, appunto. Cosa serve questo? Gli apre il passaggio. You figured out the door. Yeah. Turns out you gotta open it. Who knew? Little wonders never cease. Addirittura. Stupirmi. Fa poco il piacione, Ryan, che qua la situazione direi che è abbastanza greve. Quindi torniamo di sotto. Probabilmente dobbiamo passare semplicemente da quella porta. Non so, ripeto, come abbia fatto il ragazzino a saltare fin lì. È pazzesco. Cosa ci fa questo qua? Ugh. Worse than sleeping on the ground. Metti a confronto, tanto non ci serve, ragazzi, inutile. Ed eccoci qua. Allora, Ryan, che ci dici? I hope Alex is right about this comic thing. We're burning minutes here. È ovvio che ho ragione. Speriamo. Quindi, usciamo. E andiamo dall'altra parte. Ah! What took you so long? You never forget how to break a lock. It's like riding a bike. Potevamo passare tutti dallo stesso posto. Where to next, Alex? Andiamo. Procedemus. Ok, quindi dietro alla cima della montagna deve essere entrata secondaria della fortezza. Quindi siamo riusciti a trovare l'ingresso che ci interessava praticamente. E qua. Feanor looks out from the watchtower and spots the secret entrance to the stronghold. If we can just... There. È andato fin lì? That's where he's heading. That's by the ravine. Shit. Let's go. Madonna, raga, cioè i ragazzini si sanno mettere nei guai in un modo che è assolutamente vergognoso, tra l'altro, cioè tra virgolette, nel senso che a volte è incredibile magari le stupidaggini che può fare un bambino senza rendersi conto di quanto possa essere pericoloso. Però è così, i bambini sono imprevedibili, ragazzi, proprio per questo motivo, proprio perché non realizzano, non si rendono conto di quanto qualcosa possa essere rischioso e pericoloso. Think so. Ethan! 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 Come cazzo ho fatto ad arrivare fin lì? Alex! I'm scared!
Ethan, I'm coming for you, buddy. Wait. Hold on. Here. Ethan? You okay? Don't worry, we're gonna get you out of here. Just hang on. Fear is so strong. If I get near it... It's no good. We're too heavy. Shit. What about me? Alex. Are you sure? Non c'è altra scelta. Remember how I taught you how to anchor a belay? Awesome. Show me. You okay? Sto bene, sto bene. Yeah. Yeah, I'm all right. You sure? It's okay if you're not. No, I'm good. No, I actually believe you when you say that. Ma si deve fare quello che si deve fare, quindi... Alex, can you make eye contact with me? I'm gonna tie this rope around your waist. The other end is tied around your brother. He'll use that stump as a fulcrum to feed rope your direction. Follow? So far. Awesome. You're doing super good. Remember, slow is steady. Steady's fast. Piece of cake. Certo. Piece of cake. Semplicissimo. Solo per camminare su un tronco che non è affatto stabile. Io non siamo neanche sicuri che riesca a sostenere il mio peso, per quanto io pesi meno di voi, quindi... Hang on, sì. Ethan. Facilissimo. Come bere un bicchiere d'acqua, esatto. You got this, Alex. Go back. You'll get hurt. Tranquillo. Non senza di te. I'm not going back without you. You're stuck with me till we're both safe. Sì, sto attenta, però non ti agitare ulteriormente, per favore, perché... Ok, 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 ci siamo quasi, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Hey, okay. Ethan, I'm here to help, ok? No! Get away! Come no? Sono qua apposta! Shit, it's too much. I have to get him to chill out. La sua paura è troppo forte, ragazzi. Ethan, I need you to calm down. Can you breathe for me? I should never have come out here. I was so stupid. Okay, hey, focus. Talk to me. You want to tell me how you got out here? I was trying to cross to the other side. Log fell. That's fine. That's okay. Let's talk about what comes next. Gabe ci terrà stretti. Quindi non Gabe's ci sono solo us. Io, eh? We're not gonna fall. He's got the other end of the rope. No, I can't move. If I move, you're not gonna fall, buddy. It doesn't matter. He's not making any sense. I need him to calm down. We can't stay here, Ethan. We have to... It'll see me! If I move, it'll see me! What's gonna see you? You don't understand. He's right. I don't. I can't help him if I don't understand what he's afraid of. And the only way to understand is to feel what he's feeling. Oh, fuck. I can't believe this is happening. Tieniti forte, Alex. I can do this.
che è terrorizzato. A Chiarola. Oh my god. What's happening? It's like I'm seeing the world through his eyes. I thought I could hurt the monster. But it's hunting me. I'm not just feeling what Ethan feels. I'm seeing the world like he sees it. Capendo la sua emozione, riesce a vedere quello che vede lui, perché l'immaginazione dei ragazzi, dei bambini, lo sappiamo com'è. I brought all this stuff. None of it will save me. Okay. He's not afraid of the fall. He's afraid of... Can't let it see me. Can't let it see me. Si immagina un mostro. Well, but it looks pretty fucking real. Hey. Hey, I see it too, Ethan. The monster? I see it too. And I'm just as scared as you are. But Ethan, we're safe. You know why? Lui non può vedere noi. It can't see me. Bangle of vanishing, just like Ninth Warden. I thought that was just a story. Hell, some stories are true. Like monsters. So, you're gonna hold my hand, all right? As long as you're touching me, you're safe. Bisogna entrare un attimo nella psicologia del bambino, sennò, infatti, c'è uno non ne esce mai più. Don't look down, okay? We'll be done before you know it. A guardare giù. Ok, cerchiamo di guardare su e di non guardare giù. Guardiamo su e non guardiamo Alex? Giù. Di? Yeah, buddy. I'm still really scared. Non devi, stai tranquillo. Non ci vede. Non, oddio, non c'è niente qui a avere paura. Anch'io, yeah. Ma esatto. Me too. But we can do this. Ne usciremo. One step at a time. Non preoccuparti. Okay. Il bracciale dell'invisibilità, ricordi? Ok, lui non ci può vedere. No, è stabile, stai tranquillo. Don't worry. I got all the way across before, remember? It can still break. Mamma mia, un po' di positività, che cavolo. C'è tanta forza che ci siamo quasi, Comunque, quello che mi sto chiedendo, non avrebbe dovuto stare Ryan lì con la corda, ragazzi? E lui il ranger? Perché l'ha fatto fare a Gabe? Ok, piano. Con tutta la calma del mondo. Dammi la mano. Guarda su, non guardare giù. Ce la facciamo, ci siamo quasi. Minchia che ansia, raga, pure sta... Questa musica di sottofondo mette un'ansia, porca vacca. Ci siamo. Ci siamo. Finita.
Quando fanno succedere queste cose nei giochi, ragazzi, cioè sono sempre dei grandissimi figli di buona mamma, perché purtroppo sapevo che sarebbe successo, però fa male sempre allo stesso modo. Perché chiaramente i bastardi che fanno? Rendono, insomma, tuo fratello una persona meravigliosa, una persona che non ha mai smesso di cercarti, che ti ama tanto, che ti vuole bene, che ti accoglie insieme a lui. E poi te lo fanno morire così. Così. Maledetti, 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 maledetti. Allora, vediamo quali sono state le mie scelte, ragazzi. Quindi io e il 53% delle persone abbiamo detto a Gabe dei piani di Ethan, quindi comunque la maggior parte. Alex ha detto la verità sulla rissa a Riley quando appunto si parlava, ragazzi, di Mac che aveva picchiato Gabe, chiaramente. Io e il 71% delle persone abbiamo parlato a Gabe del nostro potere. Io e il 97% delle persone abbiamo abbracciato Gabe sul ponte. E io e il 70% delle persone abbiamo consigliato a Riley di essere onesta nel suo colloquio. Io e l'88% abbiamo messo gli occhiali da sole sull'ognomo. Io e il 37% non ci siamo fermati ad ascoltare il giradischi, manco me ne sono accorta sinceramente. Io e il 54% abbiamo detto a Ryan che Gabe era cazzuto. Io e il 95% abbiamo suonato la chitarra a scopa con Gabe quando si sono messi a ballare. Io e il 95% abbiamo trovato delle prove che Gabe la stava cercando. Io e il 24% ci siamo mostrati pessimisti riguardo Heaven con Charlotte. Io e il 54% abbiamo detto a Jed di non aver mai fatto la cameriera. Io e il 97% abbiamo detto a Gabe che adoriamo la chitarra. Quindi nell'89% dei casi Jed è rimasto colpito dall'ottimo lavoro di Alex come cameriera, quindi abbiamo fatto bene il nostro dovere. Nel 41% Steph ha perso contro Alex nel gioco del jukebox, quindi siamo appena, ragazzi, nella maggioranza. Nel 70% dei casi Riley ha rotto con Mac dopo la lite. E nel 92 Ducky ha ritrovato il suo whisky preferito. Oddio, cioè non è che ha ritrovato, gliel'abbiamo ritrovato. Comunque si può andare nel prossimo capitolo. E ste cose sono sempre brutte, ragazzi. Sono sempre brutte da vivere e fanno sempre male. Quindi si incomincia il capitolo 2 che si chiama Lanterne. I'm not big on speeches. I've always believed that the role of the bartender is to shut up and listen. And by that measure, Gabe was the worst bartender I've ever known. I never issued a speeding ticket to someone on a bicycle before. Till he came along. He cared so much about my admissions essay. Even though he probably couldn't spell admissions or essay. He booked my band to play the lantern. All the way from Seattle to pretty much right where I'm standing. I can recall 14 specific instances where Gabe said something that made me laugh. The first was 2 years ago. So, long story short, instead of a ticket, I ended up buying him a beer. Gabe stood like 3 feet away, grinning like a doofus at us. I'm sure there were more people, but I only remember him. And then he said, I know, that's why the K is silent. Then the fifth time, he cared about everyone. He
was the kind of guy you wanted to be around. He was a world-class bullshitter. He was my best friend. All I want to say about Gabe is he came into this bar as a stranger, but he left it as family. Guess that's that then. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. And I just wish that... It wasn't an accident. Son, now is not the time. Gabe called the mine. I gave him my sat phone to be sure he could get through. They fucked up. And now... Now Gabe's dead. That was my shift. If anyone had called, it would have gone through me. Nobody called. You're lying. In front of Gabe's own fucking sister, Alex heard the whole thing. Effettivamente, ragazzi, se vogliamo essere proprio sinceri, noi non eravamo lì quando Gabe ha fatto la chiamata. Ovviamente io credo a Gabe, però materialmente noi non l'abbiamo sentito. In ogni caso dirò è vero, però non eravamo materialmente in ascolto quando lui ha chiamato. He's right. I was there when Gabe made ecco, vabbè. I'd like to hear what you have to say about that, Mac. I'm not saying anything. Just, I didn't get a call. Draw your own conclusions. All right, folks. This is an ongoing investigation. How about we review the sequence of events, Well, son. When I saw you at the record store, you seemed pretty eager to find Gabe. Remember why? Another fight with Riley, maybe? No, I don't have to take this. Just saying. Pretty wild that you come stumbling out of Gabe's apartment with your face all fucked up. Ryan. And just a couple hours later, you just so happened to miss the call that would have saved his life. Look, I told you there was no call to miss. Okay, maybe the call got dropped. Or shit, I mean, it's not like Gabe was Mr. Reliable all the time. You watch your mouth, Mac. Ryan, that's enough. Now, I'm just as eager as you to understand all this, son, but there was a time... Bullshit, and Dad. This little weasel's calling Gabe a liar at his own fucking wake. No, I am just telling you. Mac, I swear, if you say there was no call one more fucking time. Stop it! Stop it now! This is not the time or place. We're all here for Gabe. Okay, Ryan? Sure, I'm sorry. It's not. I'm just. I'm not the one who killed him. Aren't you, though? What the fuck did you just say? Ryan, back off. Aw, oh, I'm just saying. I thought I heard that Mac, you were the one. You shut the hell up. No. No, go ahead. You got something to say, Mac? Let's fucking hear it. Come on, guys. Don't make me intervene. All right. Fine. As long as we're tossing around accusations, way I hear it, you're the guy who cut the rope. Ce lo spezzano così. Il dialogo però chiaramente, cioè ragazzi, una situazione del genere. Troppe emozioni.
Alex? Hey. Fuck those guys. Yeah. Are you okay? Per niente. God, no. I'm a fucking wreck. It's not your job to keep it together. Thanks. Do you, it's messy, but do you want to come in? Sure. Che gentile. Che venuta, insomma, a vedere come sta. You play guitar? Era un regalo. Però sì, c'è, una volta. Yeah, well, sorta. I used to. Cool. Gabe would try to pop wheelies outside the record store to make me laugh. Never worked. Till he wiped out. That was hilarious. Gabe really wanted to do the LARP for Ethan. But by the end of it, he was more jazzed about it than anybody. Wish I could have seen it. Yeah. We took this a year ago. Actually kept it. What a dick. Sorry. I just need a minute. Yeah, no problem. Calm down, Alex. You're fine. Ma tutto bene, whatever mica tanto. That bottle made her think of, it really messed her up. I wonder if I could help her the same way I helped Ethan. Magari sì. I need to feel her sadness to figure out how to help her. Allora ragazzi, per oggi direi di fermarci qua e non so, insomma, a voi cosa questo triste evento abbia provocato a livello emotivo, ovviamente, però a me ha fatto male la prima volta che ci ho giocato e ha fatto di nuovo male, come davvero come se fosse la prima volta. Non è mai, insomma, una cosa facile da vivere, anche se si tratta di un gioco, perché molti spesso, ragazzi, appunto, mi hanno detto: ma davvero piangi, ti emozioni, è solo un gioco. Lo sapete che per me questi non sono mai solo giochi, ma sono esperienze di vita da vivere, e quindi quando succedono queste cose fa sempre male. Aspetto i vostri pareri in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Robodosh a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!